Sprigionata è un evento che si è tenuto oggi presso la Biblioteca San Giovanni di Pesaro in collaborazione con l'area circondariale di Villa Fastigi. Con noi abbiamo Enrichetta Vilella. Questa è l'undicesima edizione di questa manifestazione che è nata per offrire alla città quello che è il carcere, nel senso che dei detenuti, delle persone che sono detenute nel carcere, può offrire alla città stessa. È l'undicesima edizione, come dicevo, è nata un po' in sordina. Abbiamo cominciato con uno spettacolo teatrale e pochi oggetti costruiti dai detenuti nella falegnameria, laboratorio del riuso, eccetera, fino ad arrivare, come avete visto, a questa undicesima edizione dove abbiamo espressioni d'arte a tutti i livelli. C'è una novità quest'anno, è quella del libro vivente, cioè una persona in carne ed ossa che si fa leggere dai lettori con un indice sul tavolino e racconta la sua vita. Il punto è proprio questo: far parlare, dare voce a chi voce non sempre può avere, a persone che hanno, che sono fatte di tanto come tutti noi, e quindi possono esprimere tanto, non solo il reato che hanno commesso e la pena che stanno eseguendo. È cresciuta molto la manifestazione. Abbiamo una fattoria, la fattoria Pitinum, dove i detenuti coltivano piante e alberi, e poi c'è anche l'apiario. Abbiamo il miele, la propoli, tutti i prodotti dell'apiario. E poi dalla casa circondariale abbiamo attività come il cinema, il teatro, ed è tutto qui, la scuola, i corsi EDA. La manifestazione ha sempre un tema, quest'anno il tema è quello dei migranti, della migrazione, quindi il viaggio, la disperazione e anche la nuova vita, quindi è anche un po' attinente al percorso che fanno le persone all'interno di un carcere e fuori, perché qui, come avete visto e avete anche intervistato, ci sono molte persone che con noi sono venute fuori, anche perché la manifestazione è loro con la città. Grazie. Grazie a voi.